Ok, ragazzi. Salve a tutti, ragazzi. Benvenuti in questo nuovo episodio su Final Fantasy VII Remake. E qua credo che attimeremo a dare la caccia a Don Corneo qua. Credo che dopo aver vinto il torneo di Don Corneo qua nello scorso episodio, mi sa che dovremo. Sarebbe. Arriva la parte più bella, la parte che fa più ridere. Cloud che. Ah, però. Non sono ancora arrivato il momento. Però il fatto che Cloud. Ah no, forse sì. Dovrebbe essere questa la parte in cui Cloud si traveste da donna. You're here. Good. I have everything I need to get started. Just one thing before we do. You're the Cloud, right? Cloud the Merc. I'm told you did a wonderful job helping the people of Sector 5. You have a very impressive work ethic. It's like they say, good things come to those who work. What goes around, comes around. And in ways that might surprise you. I'm gonna put Eric in the most gorgeous dress you've ever seen. Ok, quindi vediamo il vestito It'll da be Elton. a real jaw-dropper. Alright, now that that's out of the way, once you change, you won't be able to leave town. Are you sure you're ready? Ok, Alright then, cominciamo. let's get started. Beauty takes a lot of work and preparation. Far more than you'd know. In the meantime, let me see, let me think. Ok, There are a lot of andiamo. things you can only do without your friend. Now's Ok, your quindi chance to go and possiamo have some girare fun. liberi per il mercato I can murato. tell you're already beginning to feel at home here. Though being so new to it, I assumed you still wouldn't know how to enjoy yourself properly. So I went and had a chat with Sam. He said he'd be happy to help you out. Hey, no one asked you to do that. But there's so much you don't know. This is the perfect opportunity for you to learn the ways of the world and man the hell up. And that's enough of that. Eric, come with me. Oh boy, I can't wait to see the dress. The dress is part of it, sure. But we'll also need to do something about that plain Jane makeup and hairdo. This is gonna take some work. Ouch. Well, I'll see you later, Cloud. Ok, quindi potremo And I hope you anche realize. andare in giro qua nel mercato murato qua. Che attesa solitaria qua. Quindi potremo anche dare un'occhiata qua. Vediamo, forse qua c'è un altro pozziere qua. Controlliamo bene perché non ci sono. Ok, adatto. Siamo già verso il periodo di Natale, non so. Magari penso che, visto che piano piano mi sto avvicinando. Oddio, non posso avvicinarmi a quel forziere, porca miseria. No, non ci credo. Penso che dovrò passare più in avanti, ma. Fail assurdo. Stavo pensando per il programma. A parte che mi è venuto in mente di fare una Lowendata remake su Crash Team Racing di Nitro Fueled, quella là. Chiamata Crash contro tutti. Non so se chi ve lo ricordate quel video Lowendo chiamato Crash contro tutti. Forse probabilmente sta raggiungendo quasi le 1000 visualizzazioni. Non so se fosse una buona idea oppure no. Magari come speciale di Natale una Lowendata remake su CTR Nitro Fueled, non so. Andiamo da Sam qua. Poi magari prima di Natale, ma dato che magari come programma di dicembre potrei anche portare una serie gameplay su Assassin's Creed 2. Non appena riesco a finire Final Fantasy VII Remake. Papà mi mente come programma di Natale non può mancare la serie gameplay sull'originale Final Fantasy VII per concludere in bellezza il 2023.
Ok. Quindi dobbiamo lavorare per Sam. Che lei sta di Sam. Ok, quindi credo. Dio. Vabbè, giusto per ammazzare il tempo mentre hai il Dio, la febbre dei piegamenti, quindi dobbiamo fare gli squat in stile Zack. Oddio. Tanto come fa a sapere sono i nomi di Cloud? Nell'originale Final Fantasy 7 quando ti alleni facendo squat nell'originale. Probabilmente. Tanto questo qui sta sotto la. Sta proprio sbagliando di brutto. A sotto la guardia Cloud. Ok, sfida dei piegamenti che sarebbero gli squat. Dato che i piegamenti vengono chiamati anche squat. Tanto a differenza di Crisis Core Final Fantasy 7, ecco, perché in Crisis Core Final Fantasy 7, se non mi sbaglio, basterebbe soltanto premere cerchio. Però nel momento giusto, Vengono tempisto per fare più piegamenti dell'avversario, che sarebbe lo squat. Perché in caso di pareggio la vettura sarà sua, dopo la su qualche fa, ok. E per in anticipo e non in ritardo per dare l'equilibrio. Se invece fai più piegamenti in seguito il ritmo aumenterà. Ok, quando la... Tanto se riusciamo a completare la sfida dei piegamenti... Anche aspetto credo che sbloccherò cosa là. Dio. Tanto credo che dovrei prenderci di più la mano, con i piegamenti. Dai. Questo è un déjà vu che ci fa ricordare il buon vecchio Zack. Tanto Zack comunque farà la sua comparsa in Final Fantasy 7 Rebirth. Probabilmente in Final Fantasy 7 Rebirth credo che si unirà in squadra con Cloud. Molto probabilmente, non poi non so. Ok, ce l'ho fatta. Direi. 14 piegamenti anzi 15. Wow, addirittura. E ce l'abbiamo fatta. Ok, quindi possiamo allenarci quanto vogliamo in palestra. Ok, questa sfida secondaria. Tanto se vinciamo la gara per esperti, credo che sbloccherò il trofeo PlayStation 4, almeno credo, ma non so. Poi la gara da maestri qua. Ok, affrontiamo un'altra missione secondaria. Ok, controllo un attimo quanti minuti ho registrato.
Ok, ho già registrato quasi 10 minuti qua. Ok, andiamo dai da questo tizio qui. Welcome. Anything in particular you're looking for? Oh, you must be the merc I've been hearing about. I need you to help me out with my dad. His drunk ass has been at the bar for hours now. Ok, fatto questa cosa, c'era anche il fatto di riportare il padre ubriaco d'assalto, c'era anche nell'originale per offendersi a Dio. Ed ecco il rompicoglioni di giorni. And to do that, you're trying to learn all about Walmart. Bro, I know this town like the back of my hand, so I can answer all of your questions. Now, let's go knock this one out. The bar is this way, Cloud. Drunkards, here we come. Are you even allowed to walk through the door? Ho delle giorni. I'm gonna break È this un to him kind of vero e disgusting proprio things idiota. anyway, so. Well, he just waltz in there uninvited. Listen, Ok, dov'è il this padre isn't del his sarto? style. Dovrebbe essere qui. Eccoli. Hey, old dude! Fammi controllare se sto registrando perché mi dimentico sempre certe volte. Ok, sto registrando, Son, is that you? Did you always look so moronic? Well, right back at you. Whatever. We're here to take you back to the store. I'm not going back. Not ever. My life is ruined. It's over. Kill me now. Come on, there's no need to talk like that, old dude. I'll help you out with whatever you need. Really? Oh, thank you, son. See, I made this bet with the materia merchant. A sure thing, but then I lost. And Io so I solamente had con no il cominciate choice di but to mate. steal my heart and surrender my precious inspiration. Your precious inspir who with the what now? Inspiration! Without it, there's simply no point in me ever going back to the store. Got it. I mean, I don't got it. But I just need to get your inspiration back, right? I don't know how that is. Leave it to me, old dude. Hey, aren't you gonna go with your friend? E ok, andiamo. A proposito, passiamo da Charlie. Perché abbiamo completato. Io pensavo di aver completato. Beh, un altro bel po' di fascicoli qua. Invece no. Di qua. Chiedo chissà se è pronta Erit. Eccolo lì, il commerciante di materie. Johnny, Johnny, è lo stesso nome di Johnny nel primo Metal Gear, appena. A parte che Johnny appariva anche in Metal Gear Solid 3. Che è una cosa che si compra a distributore. Ah, quindi una bevanda speciale dovrebbe essere. Ok. Credo che dovrebbe trattarsi di una bevanda speciale, ma non so cosa tente dire per quella cosa là. A parte che abbiamo 480 Kailan. Tanto non credo che il Final Fantasy 7 Remake è possibile diventare più ricchi, no? Probabilmente, a parte perché ci può pure stare che in Final Fantasy 7 Remake no, non sarà possibile diventare più ricchi, dato che probabilmente credo che su Final Fantasy 7 Repeat credo che
possibile ottenere tanti kill. Non, poi non so qual è il trucco migliore per ottenere più kill, più guy possibile. Infatti, prende 7 remake. Pulsante segreto. You just need to tap into your knowledge and expertise, like Drek, and then you'll be able to see everything. Ok, usiamo la materia analisi. I've done this before. Look at you, bro. Tanto abbiamo usato un sacco di volte analisi, mamma mia. Pozione speciale. Di che si cacchio si tratta? Stimolante speciale. Dio, pure l'ultima messa da pulsante dobbiamo premere. What the fuck? Quella cosa là. Quella che intendeva il negozio di Mag. Medaglia Mogul. Ok, abbiamo trovato quella cosa là. Che non si sa che. Dovrebbe essere più o meno la pozione speciale. Si intende per pozione speciale forse quella cosa là. Oppure dobbiamo proprio dare l'oggetto chiamato quella cosa là. Che non si sa che. Togliamogli quella cosa là. Al commenciante di materie. It's just sauce. No big deal. Don't sell yourself short. This is only given to one who is truly a man of. Ok. Quindi dobbiamo tornare d'assalto. Dio. Ok, quindi dovevamo andare dal isolatore. Tutta questa fatica per niente. Oddio, vediamo però che materia ha. Ok, un... A parte che siamo a cotto di Kyle, mamma mia. Se non fosse per il fatto che sono a corto di Kyle, potevo almeno comprare la materia limitante qua. Così con la materia limitante gli infliggevo il status Morfeo qua. Cioè sarebbe stato su sonno. Cioè la sonnolenza. Ok, andiamo dal ristoratore qua. Non è che se magna però. Tanto il ristoratore c'è anche nell'originale Final Fantasy 7, se non ricordo male. Cioè mai l'originale Final Fantasy 7 ormai lo conosco proprio come le mie tasche. Sapete fare in cucina? No? Ok, qua dobbiamo dire. Ok, sì. Passa l'opinione da materia energetica più potente. Ok, tanto, porca miseria, quale opinione dovrei dire, mannaggia, perché tutte le materie. Tutte e tre le materie magiche sono di livello 2. Aspetta, la ferma dei fondali del beato del congelatore. Non lo so, dal CQ del letto. Che là. In off camera, quando avevo giocato per la prima volta, avevo risposto dalla fiamma del fuoco. Vediamo che cosa succede dal circuito elettrico del fuffone, se diciamo.
Hold on. You know a thing or two about electrical wiring? Great! That's the serious business! If you're right about this, my beloved restaurant could be a ticking time bomb waiting to explode. Let me take a closer look. Ma che cosa succede? On closer inspection, it honestly looks fine. Here. Man, this looks great! Vediamo che cosa succede. Tra l'altro avevo, se non mi sbaglio, quando avevo giocato per la prima volta a Final Fantasy 7 Remake, io non riesco. Ok, ma andrà a vomitare. He seemed to be enjoying the meal, so I wanted to ask him what he thought. Maybe next time. Anyway, oh, and here's a voucher with my apologies. Oddio, sarà l'ispirazione? Il coupon della farmacia. Ciò come cura al cioccolato. Ok, Johnny, quello è Johnny. E ha vomitato proprio non solo il cibo ma anche l'anima. Sì, è un coglione, non ci facci caso. Mamma mia, come disse il buon vecchio Super Mario. Mamma mia! I got enough outstanding orders to fill a book. I was about to leave and make some delivery. I can't very well leave him alone now, can I? Hey, you're not doing much. Maybe you can deliver that man. You're what? Military. Dio. Quindi dovevo andare in un campo di materia concentrata di alfa del livello della materia. Oddio, forse non è alto il livello della materia curativa, forse. Disinfettante. E andiamo, porca miseria, ma quanto cacchio dura questa missione secondaria? Aspetta, l'abbiamo finita questa missione secondaria? Dio. Tanto Johnny mi ricorda proprio qualche personaggio interessante di Final Fantasy 8. Tipo, mi sfugge il nome in questo momento, sarebbe Waltz di Final Fantasy 8, che gli fa, che gli viene mal di pancia. Dio. Guarda, dov'è la missione in corso qua? Vabbè, dai, procediamo. Dio. Cioè, proprio quanto lo capisco, Cloud, che deve ancora tenersi tra i piedi un coglionazzo. Dio, non è che ci sta accompagnando da nella villa di Don Corneo? Ok, credo che... Vabbè, questo episodio lo chiamerò SOS Tifa. Su quanti minuti sto registrando in questo momento? Ma credo che questo tizio qui non ci farà passare. E infatti, qua viene il bello che Cloud si travestirà da... Che Cloud si travestirà da donna. Sure,
It could wind up being someone you've never even met before. Get it? You're in the Don's world now. Anyway, you've got some time yet. Your audition won't start for a while. If you're sure you want to go through with this, then bring the girl and the letter. But if I were you, I wouldn't. Eccola lì, Aerith. Dio. Tanto è un vero schianto vestita così, eh. This place is more dangerous than you thought. Who knows what they'll ask you to do in this audition? No way in hell I'll let you go in there by yourself. By myself? Oh, don't worry. I wasn't gonna. Come on, you'll see. See what? Okay. According to Madam M, you've caught the eye of a certain fabulous. Okay, quello che dovrebbe trattarsi di. Nel tizio che abbiamo conosciuto nello scorso episodio. Ok, Anian. You said you didn't want me going alone, right? Well, with Andrea's help, you can join me. It'll be fun. And honestly, I think you'll look pretty cute in a dress. What? Ed ecco qua, Claudio che si traveste da donna. Questa è la parte. A parte che credo che lo farò al prossimo episodio, dai. Quindi concludo. Devo concludere qua. Questo episodio. Should approach him. Madam M said Andrea was a man who'd give anyone a fair chance to win him over. So I say we march right up to him, explain the situation, and see where that gets us. Sound good? Ok, dai, termina qui anche questo episodio di Final Fantasy VII Remake. Credo che al prossimo episodio ci travestiremo da donna. Infatti, perché come ben sapete, è l'unico modo per entrare nel palazzo oppure nella villa di Don Corneo e travestirsi da donna. Quindi da questo capone, insieme a tutto, e credo che ci becchiamo alla prossima.